Eccolo, bentornati a una nuova puntata di Son Casti Tuoi. Di Son Casti Tuoi. E abbiamo qui un nuovo ospite pronto a battere il record di Crew. Il nostro caro Crew, il record di Crew che ho battuto io personalmente. Però, dato che sono il presentatore non vale, mi sono tirato fuori. Un applauso per me stesso. Dunque, chi è che partecipa oggi? Buonasera, e qui per voi c'è Joy. Joy. Ok, la Y è qua. Joy. Meno male. Metti che non c'era la Y. Ok, dunque, con la Y che c'è? Arriveremo alle stelle. Arriveremo alle stelle. Un proiettile fa male, due salutano gentilmente. E io spero che il primo saluti gentilmente, ma lo punterò verso di lui. Vuoi salutarlo gentilmente? Sì, guarda. Buonasera signorina. Visto? E adesso lui farà la stessa cosa. Sì, adesso lui si saluta gentilmente. Attenzione! Oh, attenzione! Si è salutato gentilmente! Ma si è salutato poco gentilmente? È stato un pirlone! Ed è un pirlone! Attenzione! Adesso! Sì. Adesso vai in vantaggio. A chi fai? A lui, lo so. A lui, perché tanto rimane il tuo turno dopo. Queste sono. E quindi attenzione, si passa in vantaggio. Errore subito del banco. Attenzione, tre veri e due a salve. Sei in vantaggio, quindi attenzione a quello che fai. Allora, io sì. Mi è andata bene prima. Sì. Ho saltato gentilmente due volte. Sì. Tocca rischiare. Andiamo al banco. Vai ad attaccare, quindi. Vado ad attaccare. Glielo punta. Non va. Adesso sai che tre sono veri e uno e saluta uno gentilmente. Beh, lui ti attacca. Saluterà gentilmente. Ha fatto male. Adesso ha fatto molto tocca male, a te. Però tocca a te adesso. Attenzione. Due e uno. Due sono veri e uno no. Cosa vuoi fare? No. Rischiare, non lo so, devi sceglierti, non posso mettere becco. Io me la rischio di sparare al banco. Attacchi. Dai, per favore. E attenzione! Oh! Passa il primo round! Ah, sono il settimo, no! Passa il primo round! Joy vince! E la possiamo fare! E adesso non è più questione di fortuna, abbiamo visto che sei stato fortunato a passare il primo round. Fortunatissimo! E dunque, adesso entrano in gioco gli aiuti del dottore. Ok, dottor, che me dà? Ti dà due oggetti, a te e due al tuo avversario. Ok. Queste recuperi una vita. Pure uguale, ti ha dato due uguali. E così, invece il tuo avversario ha le manette per farti saltare un turno. E la birra per togliere il prossimo colpo dal fucile. È il tuo turno. Uno è vero e uno saluta gentilmente. Cosa vuoi fare? Vabbè. Ricordati che se butta male puoi recuperare una vita. In questo modo gentile me la rischio e me lo punto a me. Te lo autopunti dunque. La mano trema perché sai che può fare male. Sì. Sto pronto a rianimarti. Grazie, dottor. Meno male che ci sei tu. Libera! Aia. Ha fatto male? Però adesso la buona notizia è che, visto che sono finiti i colpi, è di nuovo il tuo turno e comunque il male che ti sei fatto te lo puoi curare, volendo. Meno male. Arrivano altri due? Altri due aiuti. Due. La birra che toglie il prossimo colpo. Purtroppo so già perché fanno sempre questo scherzo. Ok, facciamo finta di niente. E le manette che bloccano il tuo avversario per un turno. Ok. Due sono veri e due salve. È il tuo turno, quindi puoi decidere se usare un oggetto oppure no. Anche più di un oggetto. Adesso la rischio e gli sparo subito. Ah, non usi niente, quindi? Non uso niente. Neanche recuperi la vita, proprio vai dritto. Vado in cattiveria. Ogni tanto nella vita bisogna essere capibili. Obbedisco. Quindi si attacca subito. E non va. Attenzione a rischiare troppo. Attenzione. Adesso tocca a lui.
che toglie il prossimo colpo. E purtroppo per te non ho buone notizie. Però una spreca clamorosamente la lente, perché sapeva già, ci sono due colpi veri adesso. Ma forse se l'ha dimenticato, cioè. Sì, gli ha fatto male il colpo. E adesso mi fa comunque un danno. E adesso tocca ancora a lui, perché te sei bloccato. E mi fa un altro danno. Hai però la fortuna che non ha avuto il danno doppio. Se avessi avuto il danno doppio, saresti andato a casa adesso. E adesso è il tuo turno, quindi io un consiglio da conduttore ti direi di non rischiare. Guarda, io seguo questo grande tanto spot, arrivano di alte due paglie. Tanto ti arriva la lente di ingrandimento, due lenti di ingrandimento. Ottima cosa. Tre sono veri e due no. È lì però vedo che il mio avversario ha... Adesso ti consiglio caldamente di fare meno il coraggioso. Ok, ti curi quindi. Sì, mi curo due volte. Il coraggio non ha premiato prima, e dunque, saggiamente... Come i veri eroi devo fumare almeno 7 paglie al giorno. Anche perché il tuo avversario ha quei due minacciosi coltelli danno doppio. Io preferisco dargli anche le manette, perché è uno stronzo. Ok, quindi... salta al prossimo turno. Adesso puoi andare a sparare oppure usare una lente di ingrandimento, la birra, quello che vuoi. Sono tre veri e due salve. Dentro la foglia gli sparo. Subito. E dice bene! E dice bene ancora, perché rimane il tuo turno. Due sono veri e due salutano gentilmente. Cosa vuoi fare? Poi ho una mossa un po' azzardata e uso una lente. Una mossa d'azzardo. Vediamo un po'. È vero. E quindi direi che qui quello che fai è scontato. Sì. Te lo punti. No, scherzo. Oh, scusami un attimo, cioè, odio la mia vita. Ah! No, vabbè, lo punto al banco. E si va al banco. E dunque... lui non può curarsi, tra l'altro. Però mi può fare un doppio danno. Sì, però ce n'è solo uno vero adesso, se non sbaglio. Uno vero e due salutano gentilmente. Lui ti blocca, se lo punta, attenzione! E gli va bene. Ero pronto a esultare. Adesso... però adesso ho paura di aver perso, amico mio. No, non hai ancora perso. Ce n'è solo uno, vero? E non è questo! Non è questo, quindi... Quindi ti sei salvato qui. Però è ancora il suo turno. E riusa il danno doppio. Quindi qui lui andrà in vantaggio, però si va avanti. Sei ancora vivo, sei ancora vivo. E adesso è il tuo turno. E avrai altri due aiuti, tra l'altro. Io vorrei questa magia. Vediamo un po' cosa ti dà il dottore. Manette e birra. Ok. Tre veri e tre gentili. 50 e 50, puoi usare aiuti, se vuoi. Allora, io voglio fare lente in ingrandimento. Vediamo subito la lente. È vero! È vero. Io te la rischio così, dottor. Uso le manette per bloccarlo. Per darti una possibilità in più. Sì, gli spari. E gli spari. Se avessi avuto il danno doppio. Ma non ce l'hai, e quindi... con tanta ansia te la giochi tutta qui. Okay, allora io... adesso sono due veri, tre a salve, c'hai due birre che tolgono il prossimo colpo. Usiamo una birra, vediamo cosa succede. Togli uno vero, quindi addirittura ce n'è solo uno vero e tre a salve. E un'altra birra. Facciamo questa follia. Cosa vuoi fare? Usare l'altra birra. Ok. Adesso se tolgo un altro vero, per me è incredibile. No, non è vero. Quindi adesso uno vero e due salve. Allora, è stato due veri o salve. Io ho paura, ma me la rischio sparando addosso al nostro nemico. Glielo punti. Non va. Adesso è un 50-50 per lui, però. Libero.
devi sperare che adesso tolga quello vero e toglie quella salve. Ovviamente. Vabbè, è così che va. Oggi non è nel mio gioco. Ti fa male, ma sei sei fornutato, come si dice, che fornuta che c'hai, ti è rimasta una carica. Sono fornutato. La notte è giovane, Joy, si va avanti. E se va. E si torna. Perché noi, finché non arriviamo al terzo round, siamo generosi in questo programma. Meno male. Ma dopo andiamo a ballare, che ci sento della bella musica. Sì, se ce la fai a reggerti in piedi, sì, dopo andiamo a ballare. Yeah. Round 2. E quindi gli aiuti che ti arrivano sono... Magari fossero arrivate prima, mi avrebbero aiutato molto. E invece arrivano adesso. 50-50 qui. Veda lei che fare. Mi sparo. Con coraggio. E non va. Vai. Sei veramente sfortunato, Joy, te lo posso dire. Però almeno, sì, almeno è ancora il tuo turno e puoi recuperare. Se mi arriva il danno doppio, qualcosa si può fare. La lente e le manette. 2-2. Ed è il tuo turno. Me la ririsco e mi sparo da solo. Ah, così, non, di nuovo con coraggio. Sei sicuro? Confermi? Sì, confermo, avvocato. Neanche recupera le vite, dunque. Decide. Ti dice bene, stavolta è premiato il coraggio, e quindi rimane il tuo turno. E gli sparo. E niente, non... Aspetti, usiamo le manette. Ok, all'improvviso decide che è meglio usare aiuti. La vita non la recuperi però, no? Puoi proprio andare dritto. Sì, andiamo dritto, più danni! 2 e 1, vediamo un po'. E adesso sarà 50 e 50. Sarà 50 e 50 e... è ancora il tuo turno e... volendo... molto saggio qui. Mi sta aiutando molto. Salve, t'ha detto salve. Cazzo. Il colpo. E quindi... mi sparo. E quindi... vai sul sicuro, no, te lo punti e rimane il tuo turno. E adesso... scontato. E adesso mi sa che mi spari. No, vabbè, spariamo al nostro nemico. Quindi ti spari. E la tua risposta no, definita... no. No, avvocato. No. E va, attenzione! Quindi... incredibile! Ed è ancora il tuo turno perché sono finiti i colpi. Questa tattica offensiva. Birra, lente di ingrandimento. 3 e 2. È il tuo turno. Non hai il danno doppio, lui c'ha il danno doppio. Quindi attenzione a quello che decidi di fare. Io parto fumandomi una paglia. Molto saggiamente recupera la vita. L'avversario può essere pericoloso. Dopodiché sparo al mio nemico. Senza usare aiuti, vai dritto per dritto. Dritto per dritto per sprecare un colpo. E infatti, così è. Così è, e dunque la palla va al tuo avversario adesso, in fucile. Lui toglie un colpo, ed è vero. Recupera una vita, con molta calma. Male lo fanno un po' tutti. Ti mette le manette. Usa un'altra birra, ne toglie una salve, decide di usare il danno doppio e con fare minaccioso, ti punta e va. E gli fa due danni. Doppio danno, passa in vantaggio, ancora il suo turno. E mi spara ancora? Intanto con i nostri superpoteri, i nostri grandi mezzi che abbiamo in questo studio. E i grandi mezzi tecnologici. E va ancora. Per fortuna non aveva il danno doppio qui. Meno male. Quindi sei ancora vivo. Adesso finalmente ti liberi. Arrivano aiuti. E speriamo ti aiutino. Una birra. Manette. Okay. È il tuo turno. Hai solo una vita. 3 veri e 3 a salve. Ok.
Quindi lui non ha il danno doppio, io ne approfitterei. Io mi curerei intanto. Esatto. E voglio riscarmene in modo un po' strano, usare tutte e due le birre. Tutte e due le birre, quindi vediamo un po' cosa succede. Esce una salve, quindi ora sono tre veri, due a salve. Puoi usare anche l'altra birra. Altra birra. Ma sì, beviamo. E ne va un altro a salve. Attenzione, hai avuto una buona strategia, perché sono tre veri e uno a salve adesso. Sì. E adesso me la rischio mettendo le manette. Le manette, sapendo che, insomma, tre veri e una salve. Vabbè, tocca sparare. Tocca. E si va, dunque. Non va, attenzione, non va. Non va. E niente, si spara. Sono tutti veri, è incredibile sta cosa. Olvide veri. Che però adesso ti punisce, perché lui c'ha le manette. Mi punirà due volte. Devi sperare che abbia sbagliato a contare lui. Dai, io dico è daltonico. Vediamo. Sei daltonico. Attenzione, sbaglio a contare! Incredibile! Incredibile! Io l'ho detto che era daltonico, Fran. Ha sbagliato a contare! Adesso probabilmente ti colpisce, ma ti ha risparmiato. Avevi perso qui. Avevi perso, invece sei ancora in gioco. Avevi perso malissimo. Sei ancora in gioco perché il banco ha sbagliato tutte, quindi si va avanti. Incredibile. Incredibile, vediamo una sigaretta per curarti e una birra. 5 veri, 2 a salve. È il tuo turno. Io mi fumo un paglione. Decide di curarsi saggiamente. Usiamo un birrottone. Una birra, attenzione. Vediamo cosa succede. Ne va una salve, quindi sono 5 veri e uno a salve. E niente, sparo al mio avversario. Devi colpirlo. Non va. È incredibile. Quante... È incredibile quante possibilità c'erano. 5. Addirittura lui spreca birre così, consapevole. Tanto adesso mi sparo due colpi e ho perso. Colpito. Magari se lo punta adesso. La tua unica speranza è che se lo punti. Se lo punta, è incredibile! E lo punta davvero! Vabbè. Ma no, è perché non voleva finire il gioco, probabilmente ti ho detto che è un bonaccione. Ma ci vuole bene. È il tuo turno e non puoi sbagliare. Bene. Usiamo il non solamente di sparo e basta. Oh yeah. Il banco ha deciso. Grande gioia, arriva al terzo round. Incredibile, hai approfittato del rincoglionimento del tuo avversario, no, così si fa. Non usiamo queste parole così cazzine. È vero, siamo in diretta. Non si può fare, bisogna tornare. Adesso lui ti deve minacciare un po', però come hai visto è un bonaccione in realtà. Fa solo finta di essere una brutta persona, in realtà. Sì, già mi ha graziato palesemente. Ha deciso di graziarti. E dunque, da qui non si torna più indietro. Se perdi finisce la partita, finisce tutto. Siamo arrivati alla resa dei conti. Adesso gli aiuti del dottore raddoppiano. 4 a testa. Uia, poi. Danno doppio, che non l'avevi ancora mai avuto. Manette, manettozze, lente di ingrandimento e lente di ingrandimento. Attenzione, uno vero e due a salve. Intanto il presentatore balla. E vai. Cosa vuoi fare? Io rischio e sparo. Cioè subito tu te la rischi. Sì. Giochi molto offensivo comunque, bisogna dirlo. Senza usare aiuti. Non va. Troppo coraggioso il nostro Joy. Anche, ripeto, troppo. E adesso il tuo avversario addirittura usa la lente. Poteva spararti due volte.
c'è un colpo che non gli va a genio. E adesso mi para. Bang. Ma ancora è lunga la partita. Il round. Arrivano altri aiuti, non ne ho usato nemmeno altri uno. Altri 4. Vita, lente ingrandimento, danno doppio, danno doppio. Allora, le consiglio di usare gli aiuti. Aspetti, avvocato. 4 e 4 i proiettili. Allora, paglione. Recupera subito la vita. Sì, no, dopo un colpo del genere devo curarmi, 2 secondi. Lo sanno tutti che le sigarette curano. Ok, mi dissocio. Mi dissocio anch'io, preferisco dell'altro. Ma volevo dire, usiamo una lente di ingrandimento. E usiamo una lente di ingrandimento, vediamo un po'. Salve. Salve. Mi sparo. Qui si va sul sicuro. Boom! No, stavo scherzando. Ero daltonico io. Altra lente di ingrandimento. Ne usiamo un'altra, dici prima o poi. È vero, questa volta è vero. Dai, danno doppio. Un bel danno doppio. Una bella sega. E si spara lui in bocca. E si va dritto per dritto. E questa fa male al banco. Doppio vantaggio di Joy. Il banco però ha 2 sigarette. Ha una manetta anche. E 2 sigarette. La manetta l'hai anche tu. Lui adesso torna subito in parità. Ah no, non usa, forse la usa dopo, vediamo. Intanto guarda il prossimo colpo. Sostiene essere interessante. E poi con molta calma, mentre te sei ammanettato intanto. Tipo un paglione. Vediamo cosa adesso fa. Adesso mi sparerà. E vuol dire che non è un bel segno. Ok. Molto equilibrio in questo terzo round, è ancora il suo turno. Beve la birra, finisce tutti gli aiuti. È a salve. Oh! Cosa fa? Te lo punta. Beh. E non va. E ora è il tuo turno. Allora, manettozza. Lui se la prende. E sì, cosa fai? Un colpo così. A lui? Sì. Vediamo un po'. Non va. Però è ancora il tuo turno. Vai. Adesso me la rischio. Danno doppio e ancora lui. Si va di danno doppio. Così, senza neanche guardare, con coraggio. Si va, si punta e va. E si va. Ecco i nostri poteri. I nostri poteri telematici. Adesso prende lui il fucile, te lo punta e va. E va. La situazione dunque è di parità. Pareggio. Finisce il round dunque, arrivano altri aiuti. Birra. Danno doppio. Danno doppio. Sigarette. Paglione. Birra. Ok, subito un paglione per sicurezza. Intanto 3 sono veri e 2 ti salutano. Quindi ti curi. Sì, subito. Si torna in vantaggio dunque. E adesso cosa vuoi fare? Birrozza. La birra. Togli un danno 6. E togli uno vero, adesso è 50-50. Io me la rischio con la lente. Va di lente. Vero. Danno doppio e in faccia. Giustamente. Ha preso le regole del gioco e si va a colpire il banco, che adesso non può più tornare indietro. Il banco non si può più curare. Ha le 2 vite bonus, quelle finali. Quando arrivi lì non ti curi più. Quindi il banco non può più curarsi. Tu ancora sì. Okay. Adesso ti minaccia. Non dar peso alle sue minacce. Oh. Ora è il suo turno. Ti ammanetta. Oh. Toglie un colpo a salve. Usa la lente. Dal tutto per tutto qui. Un po' inutile secondo me quella lente. Che adesso il colpo sicuramente andrà a segno.
infatti usa il danno doppio. A meno che non sia Clemente e si voglia sparare da solo. Non credo, non credo. Sarebbe stato interessante. Sei ancora vivo, esatto, Joy, e non sei ancora oltre il limite, ti puoi curare se trovi le sigarette. Ma adesso è ancora il suo turno, e se lo punta. Ma non va, perché dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio. Sì, e dunque adesso arrivano 4 aiuti, ma la palla ce l'hai tu. Birra, lente l'ingrandimento. Ok, me la vado a rischiare. Sono molto 4 e 2. Io voglio fare una follia. Non mi dire che non usi aiuti. 3 birre. Ok. Ormai ne togli una salve. Quindi anche sono 3 veri e una salve. Tu vuoi andare avanti a bere proprio. Sì. Se piace la birra, chi sono io per dire. Ok. Mi togli uno vero. Ma ho bisogno di bere per queste scelte difficili. Birra. Scelte del giocatore. Ne togli uno adesso. Mi sa che è 50-50. Però con tutti gli aiuti che c'hai, non puoi sbagliare. Lente l'ingrandimento. Vero. Puoi chiudere la partita. Puoi chiudere la partita, Joy. Questa partita lunga la puoi chiudere. Dato. Lente di ingrandimento. Ormai ha preso su, vabbè. Spariamo al banco. Sei sicuro di non voler proseguire? No, spariamo. E vediamo. Aspetta, sparo, Di chiudere i giochi! E dunque, soldi sicuri! Amiche. Ce l'abbiamo fatta! Un applauso al nostro concorrente! Arrivano i soldi finti, ovviamente, perché non si sgancia. Cosa? Sono finti? Mi sono preso dei colpi per niente. Però adesso puoi andare di sotto a ballare. Il lato positivo. Allora è il momento di ballare. Il record da battere 68.625. Onestamente non ci credo molto, visto il secondo round ripetuto. Però. Però finché non arriva la matematica, uno ci può credere. 68.625 da battere. 60.000. 60.000 e 5, proprio così. Così, $5, dai, in più. E dunque, un applauso a Joy che ha partecipato comunque. Ringraziamento a Joy che ha partecipato. Meno male. È stato bello partecipare a questo sport. Non è stato facile arrivare fino a qui. Però dai, l'importante è esserci arrivati alla fine, dai. Per fortuna. L'importante è partecipare, sì. E dunque ci si becca.